Bene, la terra respira di nuovo. Ispeziona l'area, Sinin. Razzierò tre ville di Parigi. Sappiamo che sei avido, ma perché tre? Arrivi tardi alla festa, corvo. Navi lunghe sulla riva, belle come cigni. Sembrano più lupi che mirano alla preda. Vero, non è una razzia. Quando entreremo in quelle mura, cosa accadrà, Eivor? Hai già combattuto, ferito, ucciso. Sì, ma ci sono bambini in quella città. Non possono fuggire. Quando si alza il vento, riesco a sentirli ridere e giocare. Non deve esserci un massacro. Possiamo convincere i franchi ad arrendersi, anche se non saprei bene come. Dillo a Siegfried. Dirmi cosa? Siamo qui. Vedono la nostra forza. Fatti consegnare l'argento, firma i trattati e poi torniamo a casa. Ottenere fama e gloria così è bello. È Odone a guidare i franchi di Parigi, vero? Sì, difende la città e spinge gli altri nobili a seguirlo. Potrei parlare con lui. Adesso basta parlare. Il Supremo dice: meglio vivi che morti. I morti non arano i campi. Tu citi il padre di tutti a me. Io brucerò Parigi, con o senza di te. Hai già perso troppi Teign. Vuoi forse regnare sul nulla? Va allora. Convinci Odone a coprirci d'argento, se puoi. Ci proverò. Toca, dov'è questo Odone? Forse troverai indizi a Ponte Mesera. Ma non farti notare, è territorio nemico. Eivor, questo Odone non è un fuscello. Non si fa piegare dal vento.
Babbello di Valdemar. Attaccheranno a vista qui. Come facciamo a spiare i pagani con tutte queste foglie? Abbassa la voce! Deve essere il forte di cui parlava Toca. Cercherò indizi per arrivare a Oddone. Oddone ci condurrà alla vittoria. I nordici non hanno ancora vinto. Mostrami ciò che ci attende. Guidami. Perché scriverlo se nessuno sa quando tornerà? Abbi fede nel conte. Se ci ha spalati e a prendere Parigi. Siegfried e i suoi pranzeranno a palazzo prima della fine del mese, te lo dico io. Hai così poca fede in Dio, sarà la sua villa, quella con i fiori rossi. Thank you.
Ecco! Cosa vedi? Aiutami, sarai i miei occhi. Questa zona è sorvegliata. Devo trovare un'altra entrata. Come osi impedirmi di proseguire? Perché non posso entrare? Il conte Oddone non vuole. È per via dell'assedio imminente, no? Non possiamo uscire. Troviamo la villa coi fiori rossi di Oddone. Da un'occhiata. Cosa vedi, Sinin? Dovrei indossare un travestimento qui. Sì, i miei occhi.
L'area dovrebbe essere temporaneamente sicura. Devo trovare il conte Odone. Si entra. Odone ha affidato a me e a me solo la chiave del suo studio. A cosa si deve questo oltraggio? Semplice, caro Lothar. Gli ho fatto un dono molto raro. Casse di vino giunte dalla Grecia. Servo, porta altro vino. Andrò a prendere del vino, caro Lothar. A presto.
con il conte Oddone a guidarci, ricacceremo questi demoni pagani nel mare dell'abisso. Come credi, mio signore? Ma questi nordici sono mortali, non demoni. Vogliono terre e ricchezze. Vero. I nordici sono feroci e il re è poco reattivo. Ma ciascuno di voi ha giurato su Dio di difendere questa terra. Sconfiggeremo il male, come abbiamo sempre fatto. Non posso richiamarvi al dovere. Sarà il cuore a guidarvi. Coslen, conduci fuori gli ospiti. Vieni fuori e di quel che devi, Eivor d'Inghilterra. Mi hai visto entrare, capisco. Ma come fai a conoscermi? Mi hanno riferito di un guerriero con un corvo. Pensi che siamo stupidi? Non mi aspettavo tanta cortesia. Vino speziato, detto anche Venshod. Caldo, saporito e servito con frutta. Il mio vizio. Le viti non crescono al nord. Noi beviamo idromele. Idromele? Eivor, hai rischiato per vedermi, te lo concedo. Ma perché? Tu hai già una terra, no? Non intendo insediarmi nel regno franco. Ma allora quanto argento placherà la tua avidità? 100 pezzi? 1000 pezzi? E chi verrà dopo di te? Ragnar e i suoi giunsero qui anni fa. Li coprimmo d'argento. E quelli bruciarono Parigi comunque. Non voglio argento. Voglio i franchi lontani dall'Inghilterra. Non siamo parte del vostro regno. Io invece voglio tenere i norreni lontani dal regno franco. Ma per curiosità, quali sarebbero le condizioni? Carlo si terrà lontano dall'Inghilterra. E poi stringerà un'alleanza con Siegfried. E infine lascerà ai Thane di Siegfried le terre del nord. Rouen e Amiens erano terre di mio padre! Non reclamerete il mio diritto di nascita! La vostra armata non conquisterà Parigi. La vostra gente non avrà pace, né qui, né in Inghilterra. Ti farò scortare fuori. Il nostro prossimo incontro sarà sul campo di battaglia. Addio. Devo tornare al campo per riferire le parole di Oddone. Si plaza dieus, non sto là, te svide sparange! Corre, porto spide! Già! Meglio non attirare l'attenzione.
Arrivi in tempo per bere. Che cosa vuoi? Vino, tanto vino. È stato un lungo viaggio. L'eroe di Ravensthorpe, lo chiamano gli scaldi. Abile nella guerra e nel dialogo, dicono. Ma a me non sembra. Dov'è l'argento di Ottone? Te lo sei tenuto per te. È andata come dicevi. Non è un fuscello. Non si è piegato. Non ha ceduto. I franchi amano parlare, ma ciò che dicono è vuoto come il vento. Spesso è così. Ma parole dure portano a scelte dure. Sta attento. Bene. Per condurre l'assedio servono due cose. Innanzitutto, dobbiamo trovare lo spazio per le catapulte. Posso pensarci io. Nelle vicinanze di Parigi, suppongo. Ma ci sono guardie? I franchi non hanno gli uomini per proteggere l'intera città, ma soltanto l'isola murata, l'île de la Cité. Fa comunque attenzione. Bene. E la seconda cosa? Scopri come superare le difese. Trova una zona in cui possiamo sfondare le mura. Ho un modo per circondare l'isola con le navi. Un punto debole da sfruttare. D'accordo, ma come? Forse io conosco un modo, ma è rischioso. Parla, Toca. Nei bassi fondi, a sud delle mura, c'è una contrabbandiera. La sua amante. Non è un amante, solo un'avventura. Ma se c'è qualcuno che conosce bene la città, è lei. Andrei io stessa, ma noi... Nolwenn e lei... Hanno discusso. Nolwenn ha rubato a Toca prima una collana e poi il cuore. Ora Toca rivuole la collana. Parlerò con la contrabbandiera e scoprirò i punti deboli dei franchi. Hai la mia parola. Bene, tutto è deciso. No, zio, c'è un'altra cosa. Ottone non sente ragioni, ma Carlo forse sì. Dovremmo parlargli di nuovo. Tu vuoi parlare ancora? Proviamo a parlare con re. Cerchiamo una tregua. Cosa? Voleva uccidermi. A che serve parlare? Quelle mura di pietra non cadranno. Non senza un massacro. Potremmo avere dell'argento senza perdere metà del nostro clan. Forse Toca ha ragione. Carlo potrebbe cedere. Va, nipote. Parla con tutti i re e i vescovi che vuoi, come Eivor il parolaio. A me non importa. Ma presto non si parlerà più. Presto le spade si alzeranno e la città brucerà. Spero che combatterete quel giorno. La mia parola, una volta data, è sacra. Combatterò al tuo fianco, Siegfried. Non dubitare. Basta! Amici, zio, siamo dalla stessa parte. Cercherò il re alla Tana della Volpe, una taverna sulla riva nord. Pierre dice che la visita spesso. Toca è una buona Thane. Forse un giorno sarà a capo di un'armata, come te, Siegfried. Lo spero, ma per ora è al mio fianco. Raggiungimi al campanile, Eivor. Quando avrai voglia di lottare con dei franchi, invece di parlare. Che cos'hai da ridere, Thane? Dicono che tu puzzi di merda di corvo. Ma per me puzzi più di vino franco. Devo cominciare a preparare l'assedio. Ma da cosa inizio?